sono giornalista scientifico, quindi mi interesso di vari argomenti, tra cui anche l'ambiente. Ogni anno, da 10 anni a questa parte, l'Europa ci chiede di fare una riflessione a tutti i livelli su come noi trattiamo i nostri rifiuti. E quindi è la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Questo è il titolo che noi abbiamo voluto dare. È una mattinata che è stata pensata, organizzata, voluta da Centro Scienza. E poi chiaramente abbiamo lavorato insieme a coloro che sono anche gli esperti del mondo dei rifiuti, non solo, anche dell'energia, dell'acqua, che appunto sono il gruppo IREN, l'AMIAT e EduIREN, che è l'organizzazione all'interno del gruppo IREN che si occupa di offrire attività di vario tipo, di vario segno, per elementari, le medie e superiori, per di nuovo creare a scuola dei momenti di riflessione sulle problematiche ambientali. Allora, vi presento Christian Aimaro, presidente AMIAT. Eccoci qua, un applauso. Benvenuti, questa è un'occasione bellissima, la settimana europea della riduzione dei rifiuti ogni anno ci vede in prima linea per cercare di sensibilizzare tutti i cittadini. Questo è un tema fondamentale, cioè voi potete fare per la riduzione dei rifiuti tantissimo. Potete fare tantissimo anche per la raccolta differenziata, perché poi l'incidenza maggiore sulle vostre famiglie, sui vostri genitori, la potete dare solo voi. Iniziative come queste sono preziosissime, noi siamo felicissimi di esserne partner e organizzeremo, come sempre facciamo con Centro Scienze, EduIREN, e ogni giorno li conoscerete sicuramente benissimo, e ogni giorno nelle scuole a diffondere iniziative di comunicazione come questa. Nel 2019, che è un anno importante perché è il 50° compleanno della società, quindi ci saranno tutta una serie di iniziative che abbiamo pensato, una delle quali è di lanciare una mascotte che seguirà tutti i programmi di comunicazione nelle scuole, seguirà anche i programmi di informazione e di comunicazione diretti a tutta la cittadinanza. Faremo anche tutta una serie di gadget che EduIREN potrà diffondere nelle scuole, insomma, quindi questo per metterci veramente poi al passo con i tempi e cercare di essere a contatto, sempre più a contatto con la nostra comunicazione, di modo che sia sempre più efficace. Ottimo. Buon lavoro e buon divertimento a tutti. Grazie. Grazie. Vi annuncio e vi presento Elisa Palazzi. Ah. Buongiorno. Tu sei una scienziata, dove e perché? Allora, io sono una scienziata, lavoro al CNR, che è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, uno degli enti di ricerca italiani che si occupano appunto di fare ricerca su un tema specifico nel mio caso, che è quello dei cambiamenti climatici. Allora, 3R ma anche 4. Queste 4R sono veramente importanti. Applicando queste 4R, che inquiniamo meno l'aria, l'acqua, il suolo, anche il sottosuolo, ok? È ora di prendere il telefono, è solo uno che ogni squadra si è portato. Ogni squadra, ogni telefono deve immettere il codice PIN che è comparso. Stiamo arrivando a 90-92 players, tanti nomi anche molto simpatici. Le EcoPIN, i riciclati, gli scartomatto, Spazza Team, King del riciclaggio, i quattro ricicloni, i paper, i cavalieri della tavola del riciclo. 200, ok, 3, 2, 1. Ok.
31 milioni di tonnellate di plastica prodotte ogni anno significa 2950 volte la Tour Eiffel. Arturo Bertoldi, grazie. Ciao, ben arrivato. Eccolo qua. Arturo è una persona che crede... Quanti siete? 1300, basta. 1300, no? Straordinario. Ci vuole un applauso a 1300, bellissimo. Non ho mai visto così tanta gente a occuparsi di scienze, di ecologia e di sostenibilità. Bravo Torino. Perché IREN si occupa di dedicare una parte di risorse, di persone all'educazione? Per le cose che avete scoperto stamattina, un'azienda può essere bravissima a gestire tutto, l'energia, i rifiuti, l'acqua, quello che noi facciamo, ma se non c'è cultura verso la sostenibilità è impossibile andare avanti. Poi non sono da solo, eh? C'è anche Bruna, Fiorenza e Carmen che sono qui davanti, che sono l'altra parte di Eduire. Abbiamo capito chi ha vinto, ma diciamo il punteggio con 8.168 punti, i Green Team. Arturo vi consegna il primo premio di questa sfida. Abbiamo con noi Eugenio Cesaro. Faremo Giovani Illuminati. Dedicandola a tutti voi, giovani illuminati, che spero non siate illuminati a risparmio energetico in senso negativo, ma in senso positivo. Come un pesce incosciente, navigo contento nella rete. Con te che sei qui vicino, ma siamo chilometri distanti, un arcipelago di isole separate, ma comunicanti sono solo, tremendamente solo, uno come tanti giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Giovani illuminati da una realtà. 5 sensi, 4G, 3D, 2.0, un solo modo per non spegnermi. 5 sensi, 4G, 3D, 2.0, un solo modo per non spegnermi. 5 sensi, 4G, 3D, 2.0, un solo modo per non spegnermi. 5 sensi, 4G, 3D, 2.0, un solo modo per non spegnermi. Una sola attacca. Lontano dalla casa in cui vivo, lontano dalla finestra, lontano non prendo. Grazie per questa fantastica mattina, ringrazio Elisa Palazzi. Grazie. E Eugenio Cesaro, ringrazio Centro Scienza che ha voluto e pensato, organizzato tutto questo, Amiat, Ire e Eduiren per questa, aver sostenuto questa giornata. Vi lasciamo con alcuni filmati che riguardano ancora l'attività del gruppo. Grazie a tutti e fate attenzione a ogni piccolo gesto, perché possiamo dare davvero tutti quanti un contributo per migliorare il mondo. Grazie. Grazie. Ciao.